dashing through the snow. Dai mercatini agli alberi fatti all'uncinetto, dal viaggio nel mondo dei biroccini alle tante attività dedicate ai più piccoli, come i laboratori, le letture in biblioteca e le calze regalate dalle Befane di Urbania, che arriveranno a Mondolfo per salutare Babbo Natale, gli elfi e tutti i bambini. Prendere al via il 5 dicembre il ricco calendario di iniziative organizzato per il Natale più bello nel Borgo più bello. Il programma dedicato a tradizioni, arte, cultura, musica e solidarietà è stato presentato questa mattina nella sala del Consiglio Comunale. Il sindaco Nicola Barbieri ha annunciato un'ordinanza nella quale verrà imposto l'obbligo del Green Pass e della mascherina per accedere alle diverse attrazioni. Di certo il provvedimento sarà valido nella piazza del Comune e in quella dell'Unificazione. Tante iniziative, sia su Mondolfo che su Marotta. Ci sarà una mostra molto interessante al complesso monumentale di Sant'Agostino, le luminarie per tutto il territorio comunale, in particolare qui sulla piazza del Comune, quindi abbiamo illuminato il nostro palazzo comunale come anche l'anno scorso con questo albero nella piazza del Comune particolare. E ringraziamo davvero le tante associazioni sia di Mondolfo che di Marotta che hanno contribuito e contribuiscono ogni anno per questi eventi natalizi e per promuovere al meglio il nostro territorio. Le iniziative promosse dalla Proloco Mondolfo Trecolli prenderanno il via domenica alle 10. Oltre ai mercatini natalizi con tanti hobbisti ed espositori, allo stesso orario è prevista la partenza della camminata della solidarietà, messa in campo dalle associazioni di volontariato per raccogliere fondi destinati a progetti in ambito sociale a favore delle famiglie del territorio. Importantissima la collaborazione con Avuls e le donne dell'Uncinetto, chiamiamole così, che hanno fatto già dall'anno scorso un albero che è andato in onda a livello nazionale. Quest'anno hanno raddoppiato la loro opera con un secondo albero e non potevano mancare, tornano quest'anno i biroccini, che l'anno scorso sono stati grandi assenti, però quest'anno con una esposizione statica per ovvi motivi tornano e si faranno vedere e avremo modo di incontrare gli artigiani, i costruttori, scambiare con loro anche qualche notizia. Tanti eventi che si svolgeranno anche nelle domeniche del 12 e 19 dicembre sono stati resi possibili grazie alla collaborazione delle Proloco di Urbania e di Piobbico, dell'Avis e di tante altre realtà della provincia di Pesaro Urbino. Sarà una bella collaborazione con PAM, Proarte Mondolfo, che quest'anno dal 19 dicembre al 16 gennaio presso il Chiostro Monumentale Sant'Agostino aprirà delle mostre dedicate agli animali, tant'è vero che la denominazione è Animal Emotion e ci saranno tre diversi momenti che andranno a raccontare come gli animali ad esempio hanno sempre fatto parte nell'arco della storia della quotidianità delle persone, delle famiglie, fino ad una, all'interno delle sopralogge, fino ad una mostra fotografica di Claudia Rocchini, che è la fotografa degli animali, insomma una giornalista e una fotografa di fama internazionale. Ci sarà anche la collaborazione con l'Archeo Club, con le visite guidate all'interno del borgo e altra cosa fondamentale, insomma a Marotta, presso Piazza dell'Unificazione l'8 dicembre e il 18 dicembre ci sarà, grazie alla Proloco Marotta, una serie di iniziative che terranno viva la piazza, insomma, con il presepe dei pescatori e l'animazione per i bambini e molto altro. Insomma, queste saranno le iniziative principali che alterneranno cultura, intrattenimento e mi viene da dire anche la necessità forse di stare in sicurezza ma anche un po' leggeri, insomma, in questo nostro periodo storico.